Salve ragazzi, io sono Bushi. Bentornati nel mio canale ed oggi siamo qua con Bloodborne. Dovete sapere che questo è stato il mio primo gioco. Appena presa la PS4, questo è stato appunto il mio primo gioco e sono emozionato. Veramente tanto di riprenderlo in mano. Oh, sì, il sangue smonto. Bene, hai raggiunto il luogo giusto. Yharnam è la sede dell'infusione del sangue. Tu devi solo svelare il suo mistero. Ma da dove può partire chi ignora tutto come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Yharnam. Prima però dovrei siglare un contratto. Beh, tutto firmato e regolare. Ora diamo inizio alla trasfusione. Oh, non devi temere. Qualunque cosa accada, forse ti sembrerà soltanto un incubo. Vedo che abbiamo una cacciatrice. Eccoci qua, ragazzi. Siamo nel punto iniziale del gioco. È tanto che non rimetto mano a questo gioco, quindi magari mi ci vorrà un po' per riprendere bene, insomma. Prima di tutto, però, voglio
Allora, comandi magari. Voglio abbassare il volume della musica in generale perché è veramente, veramente alto. Allora, qua non c'è ambiente. Ah, eccolo qua. Allora, mostra interfaccia. Musica. Tutta 4. Facciamo 5. Va bene. Allora, iniziamo. Una nota scarabocchiata. Cerca il sangue smunto per trascendere la caccia. Io cercherò di non fare spoiler e di fare tutte quante le quest e cercare tutte le armi. E vedrò cosa riuscirò a fare. R1, attacco mano destra. E se non ricordo male, R1 era l'attacco leggero e R2 quello pesante. Aggancia, rilascia bersaglio con R3. Va bene. Qua avremo subito la nostra bellissima sorpresa, cioè questo grande lupo. Allora, prima di andare là, magari io schivavo con cerchio. Sì, il roll con il cerchio. Ah, poco meno di metà vita. Vediamo se magari riusciamo a prenderlo alle spalle. No. Ok, non ce l'ho fatta. Però questo era abbastanza voluto comunque dal gioco, fortunatamente, perché ora ci troveremo in un luogo che sarà per noi utilissimo ed anche molto interessante. Siamo nel sogno del cacciatore. In questo luogo noi potenzieremo il nostro personaggio, potremo acquistare armi, potenziare le armi e anche il nostro personaggio tramite rune e salendo di livello. Un atomo abbandonato. Tu sarai centrale nella nostra crescita. Appena iniziato il gioco io ho scelto, guardando la copertina, la mannaia dentata. Ma dato che so cosa ci aspetta, io direi di andare con l'ascia da cacciatore. Pistola da cacciatore o archibugio da cacciatore. Io vado con la pistola. E qua troviamo dono dai messaggeri. Un taccuino ricevuto dai messaggeri. Lascia dei messaggi a questi fedeli servitori per condividerli con i cacciatori di altri mondi. Qua potremmo comprare armi, vestiti. Infatti già abbiamo qualcosa qua. Ma vedremo tutto quanto in seguito. Non possiamo andare molto oltre per il momento, quindi torniamo da dove siamo arrivati, l'infermeria. Ed eccoci qua, alla clinica di Josefka. Come ho detto prima, cercherò di fare anche tutte quante le quest. E se ricordo bene, una inizia qua. Parla. Sei a caccia? Io sono Josefka. I pazienti della mia clinica non possono essere esposti all'infezione. So che tu sei a caccia per noi,
per la città e ti chiedo scusa. Per favore, non posso fare altro. Fiala di sangue di Josefka. Ah, adesso rido. Mi sono scordato però di mettere le armi. Ecco qua, pistola e ascia. Allora, L3. No, R3, il lock. E questa volta però non avrai scampo, spero. Ecco qua. E abbiamo anche ripreso i nostri echi del sangue. Perché ogni volta che noi perderemo la vita, perderemo anche i nostri echi. E l'unico modo per recuperarli sarà uccidere chi li ha presi o trovarli comunque per terra. Triangolo per ripristinare i punti vita. Le fiale di sangue che abbiamo appena preso ci serviranno appunto per ripristinare la nostra vita. In basso quelli che sembrano proiettili di mercurio sono quelli con cui faremo i perri, quindi appunto serviranno per la pistola e per altre cose che vedremo sempre in seguito. Non voglio cercare di fare spoiler inutili adesso. Qua non c'era altro, credo. Lungo queste vie io ho perso la vita tantissime volte all'inizio. Ma veramente tanto. Mi ricordo che prima di prendere la mia PlayStation e di conseguenza anche Bloodborne, ho giocato a questo gioco da un amico e è stato un inferno, veramente un inferno. Con il cerchio oltre al roll correremo anche. Questo essere che abbiamo appena sentito, che credo sarà il primo boss che sconfiggeremo, un boss secondario ma che io faccio sempre per primo. Informazione sulla lanterna: se noi uccidiamo un po' di persone che stanno qua intorno, torniamo qua, andiamo al sogno del cacciatore, ci potenziamo e ritorniamo nella città, ovviamente i nemici che abbiamo sconfitto respawneranno. Questa è un'altra quest, molto corta. Oh, tu devi essere una cacciatrice. E direi che non sei di queste parti. Io sono Gilbert. Vengo da fuori, come te. Di sicuro non ti sarai annoiata. Yharnam sa come intrattenere gli ospiti. Non credo che riuscirei ad alzarmi, anche volendo. Però voglio aiutarti se c'è qualcosa che può essere fatto. Questa città è maledetta. Non so perché tu sia qui, ma dovresti pensare a come andartene. Tutto ciò che potrai ottenere in questo luogo ti porterà più male che bene. Già lui ci dice, insomma, che siamo in pericolo a stare qua. Sangue smunto, dici? Mai sentito. Però se il sangue è interessarti, dovresti andare alla chiesa della cura. La chiesa controlla i rituali dell'infusione del sangue e tutte le varietà del medesimo. Oltre la vallata a est di Yharnam si trova il quartiere della chiesa della cura, conosciuto come Cathedral Ward. Nel cuore di Cathedral Ward si trova la grande, antica cattedrale, il luogo dove scorga il sangue speciale della chiesa della cura. Oh, così dicono. Gli abitanti di Yharnam non vedono di buon occhio gli stranieri. Solitamente non ti lascerebbero neppure avvicinare, ma questa è una notte di caccia. Potrebbe essere la tua occasione.
Altre informazioni? Oltre la valle a est di Ya, nel suo cuore, io non so nulla per se niente, ok. Ci siamo. Ora inizia il nostro viaggio verso la scoperta di questo sangue smunto. La scoperta... No, non la scoperta, ma... Vedremo comunque cosa si c'è là dietro queste bestie. Come ogni Souls-like, la storia non ci viene raccontata nello specifico e starà a noi scoprirla leggendo le descrizioni delle armi o oggetti che comunque troveremo in giro. Il nostro primo gruppo di nemici, tutti quanti insieme. Devo assolutamente riprenderci la mano, perché se no vedrete veramente tantissime morti. Aia, già cominciamo. Sono riuscito a riprendere la vita senza usare le fiali di sangue, perché abbiamo un lasso di tempo nel quale, se riusciamo, possiamo riprendere appunto la vita. Apriamo subito il cancello. Qua si nasconde, anche se lo possiamo intravedere. Ok, ora lo vediamo. Questo qua sarà ostico all'inizio. Senza pratiche, senza abbastanza vita, forza e stamina, non è semplice sconfiggerlo. Al momento, ripeto. Voglio prendere comunque questo gioco con molta calma, sia perché è stato il mio primo gioco e ripassare per queste vie mi emoziona tantissimo, sia perché è un gioco che va preso con calma. Tu sei quella forestiera? Beh, mi spiace, non voglio avere nulla a che fare con te. Vattene, per favore! Come incontreremo persone disposte magari ad aiutarci in qualche modo, incontreremo anche gran teste di cazzo. E lui ne è la prova. Non l'ho preso. Questa città è finita. Altri ce ne stanno dietro? No. No, però ecco, sentivo correre, infatti. Tra poco vedremo anche magari come funziona il parry, sempre se riuscirò a farlo. Come appunto già detto, ci devo riprendere la mano. Incontreremo anche molti mostri, molte di queste cose nel nostro viaggio, nascoste, che cercheranno di tenderci delle trappole. Anche se fortunatamente non sono furbissimi, anzi, sono abbastanza stupidi. Però quello che li aiuta principalmente è il danno che ci fanno, ovviamente, e la quantità. Solitamente saranno sempre in mischia. No, non in mischia. Saranno sempre in gruppo. Una massa di questi esseri pronti a farci fuori con i mezzi a loro. Che usano, insomma. Sto sbagliando tantissime volte. Questo è il nostro attacco caricato, che ci servirà quando, per il momento almeno, ci servirà negli scontri in mischia, quando saranno tanti e ci circonderanno. Io guardo sempre dietro nel caso sbuca fuori qualcuno, perché non si sa mai. Comunque quell'attacco ad area ci servirà parecchio. Ah cazzo, ho un po' di vita, l'ho ripresa, dai. Questa città è finita. Per il momento sta andando abbastanza bene comunque.
No, non mi prenderete mai, mi dispiace. Sono troppo forte per voi. Aia, invece. No, non penso. Non morirò sicuramente con voi. Brutte merde. Sono fortunato che già conosco questo gioco, quindi... Oh, che cazzo! Ah! Bastardo! No, oddio! Ah, i cani sono gli esseri più bastardi. Secondo me, almeno. Io li odio tantissimi in questo gioco. Sono veramente, veramente cattivi. Volevi prendermi. E invece no. Secondo me questo è un gioco che dà veramente, veramente gusto. È sempre bello giocarci. Sì, ridi. Non credo che tu sia di queste parti. Beh, bloccata all'aperto, nella notte di caccia. Ah, povera te. Queste sono altre persone grandissime, stronze, che incontreremo, o meglio, non è che incontreremo, ma che ascoltiamo là, insomma. Con questo essere, anche lui grandissimo stronzo, cercheremo di fare il parry. Vediamo se riesce. Non è riuscito. Ma abbiamo schivato comunque il suo colpo, per fortuna. Dai. Eccolo qua. Fortunatamente ci siamo riusciti. Molto, molto velocemente. Molotov e torcia. La torcia anche sarà utile nei posti bui e anche con alcuni mostri. Solitamente le belve sono più deboli al fuoco. E anche se la torcia non fa un gran danno, è sempre bello saperlo, per i vari buff che potremmo aggiungere alle armi. Perché potremmo aggiungere buff, cosa interessante e che ci aiuterà. Non possiamo andare oltre questo cancello, ma perché dobbiamo salire. Ma comunque tra poco potremo sbloccare anche quello. Ah, sei proprio un cane. Cerchiamo di attirarli comunque tutti in posti magari stretti, dato che con la nostra arma è più semplice fare un danno ad aria e aria e anche arrivare lontano. Abbiamo un certo range. Lo vediamo anche subito il nostro personaggio. Sento dei passi che non mi piacciono, che sembra vengono dalla sinistra, ma è impossibile. Ok, perfetto. Comunque vediamo, il nostro personaggio è tutto sporco di sangue. E in questo gioco sarà ovviamente sempre sporco di sangue, dato che è incentrato comunque su questo. Ho fatto una cosa che non va assolutamente fatta. Sono andato allo scoperto e io ho rischiato tanto. Ho rischiato veramente tantissimo perché io ho poca vita. Pochissima al momento. No, non l'ho preso.
ma non risuccederà di nuovo, insomma. Ah, c'è l'altro bastardo, cazzo, cazzo. Ok, ecco. Ripulito anche questa zona. Andiamo avanti. Proietti. Benissimo. Vediamo subito anche due bei lupacchiotti arrabbiati che non affronteremo ora. Prenderemo per il momento un'altra strada per il semplice fatto che ci servirà per sbloccare un'altra quest. Questa secondo me è molto interessante comunque perché ci farà conoscere dei conoscere dei personaggi e ci farà sbloccare armi e vestiti. Rompiamo tutto, scendiamo giù. Ancora più giù. Già questi versi non sono un buon segno. Indicano belve. E queste belve al momento ci daranno particolari problemi. Ovviamente. Ma uno cosa si aspetta giocando un Souls-like? No. Ecco, benissimo. Sì che ci siamo. E fatto fuori. Bene. Cercherò di tenermi più a distanza possibile perché ci fanno veramente un gran danno. Dai, dai. Ecco qua, benissimo. Tu cosa ci lasci? Prendiamo intanto una fiala. Meglio non restare con la vita, con poca vita, anche se non era poca, ma sempre meglio cercare di averla tutta magari. Ah, mia. Me lo sarei dovuto aspettare, non avevo visto l'arma. È importantissimo studiare sia per quello che riguarda i boss, sia tutti questi, chiamiamoli minion, anche se non lo sono. È importantissimo studiare i loro moveset, vedere che armi hanno, cercare di capire il danno che ci potrebbero fare e il range della loro arma. Cose che comunque verranno tutte automatiche dopo le prime due o tre boss fight. Allora, a te ti chiappo dall'alto. Attenti qua sulla sinistra perché troverete una bruttissima sorpresa. Sicuramente se ci avrebbe colpito con quell'asta in quel modo ci avrebbe fatto un grandissimo danno. Pensavo di avergli fatto il parry, invece no. Hanno un range elevatissimo, quindi bisognerà stare veramente molto attenti. Riprendiamo vita, cerchiamo le fiale, uccidiamo i ratti che sono, hanno poca vita, ma in mischia non è bello incontrarli. Da tenere sempre sotto controllo la stamina, la barra verde sotto la barra dei punti vita. Molto importante, veramente importantissimo, perché senza quella noi siamo finiti in pratica. Se finiamo quella siamo automaticamente, non dico morti ma quasi. Io cerco di insegnare
Anzi, no, non insegnare. Cerco di dire quelle che sono le mie esperienze in questo gioco. Fantastico, secondo me veramente fantastico. Per cercare... No, ho sbagliato strada. Per cercare di aiutarvi. Io faccio questi gameplay sia per passione. Oh, cappello da cacciatore, abito da cacciatore, guanti e pantaloni da cacciatore. Che indosseremo subito perché... Guardate un po'. Ci alza di parecchio la difesa fisica, tutto quanto tranne il veleno. E comunque... Buono, con R2 scorriamo automaticamente i vari menu dell'equipaggiamento. Allora, cerchiamo di non cadere... vabbè, più o meno. Questi bastardi che si fingono morti, ma non mi inculate. Neanche per idea. Tanto io lo so. E gli ho tolto molto, purtroppo. Ma comunque, meglio di niente. Voi vedrete anche quali sono le mie armi preferite. Ve le farò vedere tutte appena sbloccate. E noterete che userò principalmente quelle. Anche perché se voglio andare avanti velocemente, sarebbe bene usare quelle per l'appunto. Qua ancora non ci andiamo. Prima voglio attivare la quest. Credo sia più importante. Un po' lentuccio, va bene, però comunque... No, ho sbagliato, però anche qua bisognava andare. Sì, dai, prima passiamo da qua. Apriremo il cancello che prima vedevamo chiuso. Perché ovviamente tutte le strade che faremo avranno più... Come posso dire... Ci sarà una strada principale e molte secondarie. Queste secondarie, poche saranno aperte. Prima pensiamo a questo. Ora vi farò vedere il backstep, perché c'è, anzi ci sono il parry ed il backstep. Non ci facciamo sentire, andiamo piano piano, ci avviciniamo a lui. Con R2 carichiamo il colpo, quello pesante, ci avviciniamo, e R1. Ecco qua il test, che dovrebbe funzionare, se non ricordo male, sia se ci vedono sia se non ci vedono, ma sarà più complicato ovviamente se sanno insomma che ci siamo e cercano di attaccarci. Bussiamo alla porta. Miserabile straniera. Ok, pensi di convincermi ad aprire questa porta? Per il cielo, quale abisso di depravazione. E vabbè, noi ci proviamo a salvare più vite possibili. Dopo, se loro non ci ascoltano, purtroppo noi non possiamo fare niente. Benissimo, oltre ad aprire il cancello, attiveremo un'altra mini quest che io mi ero scordato completamente. E certo. Allora potresti andare in cerca di mia madre. Papà non è mai tornato dalla caccia e lei è andata a cercarlo. Non ho più sue notizie da allora. Sono sola e spaventata. Trovare la madre della bambina o rifiutare. Noi la cerchiamo. Davvero? Oh, grazie. Mamma, indossa una spilla di pietre preziose rossa. È davvero grande. È bella, non potrai non notarla. Oh, stavo per dimenticarmene. Se trovi mia madre, dalle questo carillon. Piccolo carillon. Suona una delle canzoni preferite di papà. Quando lui si scorda di noi, gliela facciamo ascoltare affinché si ricordi. Mamma è stata davvero sciocca a uscire senza. Ci dice altro?
Mamma indossa una Niente, stiletta. ok. Sì, la per favore, so. Va bene, niente di importante, cose che ci ha detto prima e le ripete. Scendiamo giù velocemente. Questo carion sarà importantissimo. Io non l'ho mai usato, ma conosco bene il suo funzionamento. E ci servirà per... No, non ve lo dico. Non ve lo dico perché probabilmente lo vedrete nella prossima puntata. Anche perché non so da quante che sto registrando, ma non penso poco. Allora, prima controlliamo se qua c'è qualcosa. Già abbiamo intravisto sopra persone cattive, anche perché sono tutti quanti cattivi qua purtroppo. Solo che questi sono più cattivi perché hanno il fucile. Quelli con le armi da fuoco fanno meno danno, ma sono più ostici, secondo me, perché essendo che stanno lontano, se non li vedi, ti uccidono. Allora, qua non c'è nient'altro, credo. E ecco qua ci ha visto. Noi saliamo. Qualcuno ci colpirà sicuramente perché siamo bersagli molto. Ah, che culo. E ecco, fanculo. Loro sanno anche salire le scale, quindi cerchiamo di fare fuori il prima possibile questi esseri qua. Infatti, come abbiamo potuto vedere sulla destra, se avete notato, ha salito le scale. Proiettili. No, 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 no. Proiettili dopo. Ecco qua. Benissimo. Ah, non t'ho ammazzato. Ok, adesso sì. Rugiada di sangue freddo. Questo ci servirà per prendere altri echi del sangue. Come possiamo vedere in alto a destra, in cima abbiamo quel simbolo che ci dice quanti echi del sangue abbiamo. E per il momento sono 4676. Sotto, cosa importante da tenere d'occhio se non volete un gameplay troppo troppo complicato, sono i punti intuizione. Cazzo. Ah, eccoti. È convinto fossi morto. Ah, sei proprio un altro. E vabbè. I punti intuizione servono sia per comprare oggetti, sia per rendere il gameplay più difficile. Superato un certo tot, che credo siano 10 o 12. Vedo qualcosa di strano. Non ho purtroppo il binocolo e nemmeno l'opzione impostata sulla play per zoomare, ma ho visto delle texture non caricate, insomma. Allora, vediamo cosa c'è qua. Va bene. I gameplay saranno lunghi probabilmente, perché io esplorerò tanto, cercherò di farvi vedere il più possibile quello che c'è su ogni zona. Tra quest, oggetti, cose nascoste, io cercherò di mostrarvi tutto quanto. Spero voi abbiate la pazienza di vedere il video per intero, o almeno sulle parti che vi interessano. Quindi se è skippati, andate avanti. Spero che però possa piacervi. Mannaggia me che ne sto zitto e mi concentro. Dai. Eccola qua. Sì. Sta andando molto meglio di quanto sperassi. L'ho ripreso in mano il gioco appena ho visto che era uscito sul PlayStation Store,
giusto per... perché mi era presa voglia, principalmente. Poi ho detto, perché non portare una serie anche su questo? Ora molte persone comunque la faranno. Quindi potrei fare anche views, like, iscrizioni, potrei crescere su YouTube. Non succederà, già lo so. Ma provarci non nuoce. Non ci costa niente. Ok. Va benissimo. Questi passettini, tanti passettini così veloci, solitamente sono topi. Topi o animali. Qua troveremo anche una nostra arma. O meglio, non una nostra arma, ma troveremo un'arma. Saliamo qua. Per chi seguirà il video fino a questo punto, vi faccio già uno spoiler. Nel prossimo vi porterò due boss fight e una nuova zona, ovviamente. Consideratelo un premio per la pazienza che avete nel guardare questo video. Rugiada. Facciamo così, dai. Per non rischiare di cadere è meglio. Qua vicino abbiamo un'altra quest. Ah, ci sei anche tu, benissimo. L'ho portata prima di sconfiggere i vari uno dei vari boss, perché sconfitto lui non la potremo più fare. Lei è, se non ricordo male, Adeline il Corvo. Oh, sei una cacciatrice, vero? Vieni da fuori. Sei rimasta invischiata in una brutta storia. Proprio stanotte, fra tutte le notti. Ecco, per dare il benvenuto alla nuova cacciatrice. Marchio del cacciatore ardito. Questo sarà molto importante perché lo useremo durante le boss fight o in punti dove non vogliamo morire perché magari abbiamo molti echi del sangue. Per tornare al sogno del cacciatore. Ovviamente i nemici respawneranno quando torneremo nella zona, ma potremmo tornare e potenziarci senza perdere niente. Preparati al peggio. Non ci sono più esseri umani. Sono solo belve affamate, ora. Ci dirà altro sicuramente. Sei ancora qui? Che succede? Una cacciatrice spaventata da quattro belve? Non importa. Sai, senza la paura non saremmo poi tanto diversi dalle belve stesse. Scrollati di dosso il mantello. Allora, lo mettiamo subito. No, non credo sia questo, ho sbagliato. Ah, con il touch sinistro, pigiandolo, avremo le nostre gesture. Potremo cambiarle e comunque già ne abbiamo sbloccata una. Parliamo ancora? Che cosa ci fai ancora qui? Smettila di fartela addosso dalla paura. Una cacciatrice deve cacciare. Ok, credo basta, ma noi per sicurezza. Che cosa ci fai? Perfetto. Una cacciatrice. Mi stavo per scordare di un altro premio che voglio mostrarvi. L'arma. L'arma che ora troveremo.
Eccoci qua, abbiamo già preso la nostra arma e si tratta della sega lancia. Eccola qua. Molto interessante, molto bella. Principalmente funziona con affondi, credo. No, convinto di sì. Va bene. Noi vediamoci al prossimo episodio, spero vi sia piaciuto. Vi prego di sostenermi in questa serie e nelle altre anche, magari. Alla prossima.